Questa sera si recita Molière. Molière usava uscire in proscenio prima dello spettacolo e fare un prologo con una musica. Non era Bob Marley, ma i tempi sono cambiati. Lui faceva una richiesta di indulgenza, la faceva al re. Qui il re non c'è. Oddio, non c'è. Sta per tornare, ma ancora non c'è. Gli ha dato il passaporto, ma non c'è ancora. Comunque, dato la... Noi siamo, abbiamo già il prologo diverso appena torna. Accoglieremo Casa Savoia con un canto in metrica cubana che più o meno fa: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare. Ma non perché, non perché siamo, non siamo contenti che tornino, anzi noi non ce ne frega niente. Però se tornano dovrebbero tornare ricominciando secondo me da zero. Lavoro interinale, precario, flessibile, monolocale in affitto in periferia, unico privilegio sul citofono invece che nome e cognome, che sono lunghi, sono lunghi, lo scudo Sabaudio. Per il resto, se potessero ritornare da Brindisi, da dove sono usciti, tutto ritornerebbe storicamente in maniera precisa. Detto questo, la richiesta di indulgenza la faccio questa sera a voi. Allora, questa sera si recita Molière. Lo spettacolo è dedicato a Molière, ma soprattutto ai comici d'arte che emigrarono in Francia nel 600. Molière li conobbe e gli rubò, rubare, questo termine ormai desueto nel nostro paese, gli rubò idee, meccanismi, macchine teatrali, gag, lazzi, quant'altro. In teatro in realtà rubare è arte benemerita. Quindi noi questa sera non faremo altro che rubare a Molière ciò che lui ha già giullato ai nostri antenati, chiudendo così il cerchio e rovinando per sempre la commedia dell'arte. Detto questo, altra richiesta di indulgenza, noi recitiamo come quei comici all'improvviso. Quindi abbiamo un canovaccio, ma recitiamo all'impronta, quindi ogni sera è diversa, recitiamo col pubblico e non al pubblico. Quello lì non c'è, non è venuto? Come mai? Ah, perché ti vuoi allargare tu dopo? Scalate tutti di un posto, dai, dividete le famiglie. Allora, stavo dicendo, recitiamo all'improvviso. Parliamo questa sera di... facciamo una farsa, una farsaccia di Molière. Non facciamo un capolavoro, una farsa, un'opera minore. Parla di medicina, di un medico, ma parla soprattutto di un ciarlatano. E io non riesco a capire come e perché qualcuno abbia potuto vederci dei riferimenti con la realtà contemporanea del nostro paese. A cosa mi sfugge? Mi viene incomprensibile. State capendo che sto già mettendo le mani avanti per gli anni a venire. Non riesco a capire. È vero che sì, in certi momenti ci sono, parla di medicina, sì, ci sono dei nomi, delle omonimie, ma in realtà ve lo dico subito, mi scuso, o sono nomi di medicine, o di malattie, o di nobili che vivevano già nel 600 a Versailles, omonimie precise, Versailles. Sa signore dove sta Versailles? Lo sa dove sta? È semplice, glielo dico, esce in tangenziale, prende, no, è facilissimo, prende, gira, pioltello, gira a sinistra, Arcore, sempre dritta in Francia. Più o meno, non c'è nessun riferimento, non è uno spettacolo di satira, è un happening. Happening è un termine inglese che vuol dire che cazzo sta succedendo qui, questa sera. Ora, attenzione, la farsa, sto già perdendo il filo, no, perché io tra un po' sto entrando nella parte, che è la parte del ciarlatano, la parte che sto già entrando, del medico. Tra un po', come è tipico nel nostro teatro, tutto questo teatro si trasformerà in un ambulatorio. Questa è la sala d'attesa, voi siete ancora più in attesa. Questo è l'ambulatorio, una ditta privata, mi trasformerò in un medico, visiterò anche alcuni di voi. Che cazzo ridi? Che... Guardi, tranquilla, è da un anno che faccio questo spettacolo, sono quasi paramedico. E in più vivo in un paese dove un ministro delle riforme ha detto testuale, e l'ho imparato a memoria, perché dopo l'assolo di Jimi Hendrix a Woodstock non ho sentito niente di più visionario e allucinogeno, ha detto... L'ho imparato a memoria, seguite il filo, perché anch'io faccio fatica a capire quel cazzo che dico mentre... Lo ripeto. La purga europea della sinistra nazional fascista stalinista
che lancia le uova marce del serpente giacobino sulle sovranità dei singoli popoli etnici, introducendo così il diritto minimo alla pedofilia, all'immigrazione e alla famiglia orizzontale. Può ripetere cosa... Allora, i casi sono due. O c'è una droga nuova che gira in Brianza che io non conosco, oppure, comunque, ne converrete, credo che ne converrete con me. Se uno che fa il ministro delle riforme parla così: signora, non posso fare il medico io in 15 giorni? Ma direi di sì, quindi... Visiterò allora anche alcuni di voi durante la farsa. Sto già entrando nella parte, è una farsa del 600, anche voi reciterete come pubblico il pubblico del 600, che era un pubblico che recitava più o meno come si recita oggi: applausi, risate, grida, lazzi, sberleffi, ma anche motti di stupore. Era un pubblico più ingenuo, quindi facciamo una prova, proviamo con un no di stupore, un attimo solo, proviamo. Questo è stupore. Chi è il capogita qui? Questo è stupore. Va bene, stasera lo facciamo con... Ma avete dietro tutti i cappotti, i giubbotti... Ma per... Come... Ma ciullano le guardaroba? Ma siete tutti carichi? Poi non ci si tiene per mano in prima fila, va bene? No, no, inutile che riti, non ci si tiene per mano. Perché l'artista non può vedere gioia in sala, ma elabora la sofferenza. Allora, io sto entrando nella parte, è un medico del 600, ci sono delle telecamere in sala, non preoccupatevi, non è né la Rai, né la Mediaset, né altro, è una roba che ci facciamo noi per tenerci, che magari fra 20 anni, se cambia tutto, qualcuno lo vuole vedere e ce lo prende. E spero che sia fuori di moda e dicono: ciarlatano, chi cazzo era? Ah, quello di 20 anni fa, non c'è più. Allora, tranquilli, lo spettacolo è recitato in italiano, anche se io parlo 14 lingue, purtroppo tutte contemporaneamente. Signori, sto entrando nella parte, il medico, il dottor Sganarelli, questo è il mio ambulatorio, questa è la mia clinica, è privata, una baracca, ne avessi 6, 3 pubbliche e 3 private, ma una sola ne ho, e siccome mi rendo conto che vivo nella società dello spettacolo, io la visita ambulatoriale non la inizio con note di sofferenze, ma con una danza. La danza dei ciarlatani, prego! Buonasera signore e signori e benvenuti nell'ambulatorio del dottor Sganarelli, l'inventore del magico olio Sganarelli! Si rifiuta di bere l'olio Sganarelli, infatti è triste, smutta, depressa, zoppa. Guardate un po' che differenza, signore e signori. Guardate che tristezza, che agonia. Guardate invece questa, balla, danza, piroetta. E che piroette, i più grandi saltimbanchi del mondo conoscono il sangue a bottie. Ma noi conosciamo il suo segreto, lei beve l'olio Sganarelli. Guardate invece questa maschera tragica. Non le resta, signore e signori, che togliersi di mezzo. Cade di qua, no, non cade, cade di là, no, ancora no. Beh, ma poteva pensarci prima, no? Ma il nostro olio, signore e signori, funziona anche da morti. Bastano poche gocce e si torna alla vita e alla gioia. Olio Sganarelli, l'unguento che si beve. Acquistatelo, signori, e godrete di una beatitudine eterna. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au théâtre de réanimation. Benvenuti al teatro di rianimazione. Siete venuti per farvi curare? Avete fatto benissimo a pagare. Ma avete pagato tutti? Avete pagato tutti? Oh, bene, perché qui noi curiamo tutto. La salute costa.
e la vita non ha prezzo, perciò ci vogliono sempre dei soldi, 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 tanti soldi e beaucoup d'argent. Ladies and gentlemen, stasera sarete curati dal più grande medico, il tuttologo, l'eccellente dottore Sgarbarelli! C'è qualcuno di voi che si sente male? Prego, fate... Io sto malissimo! Io, Giugiù, che la prego, mi aiuti! Io sono uno di voi! Sono uno cavalunque del pubblico! Sono venuto anche l'anno scorso! La prego, dottore, mi aiuti! Salghi sul palco! Salghi! La passifolina ci mette un pochetto, scusi! Oh, signore! Che mai conobbi e mai vidi prima d'ora! Cosa succede? Sto recitando come una teatro promozione del 600, di diaframma, non è un anticoncezionale, è un muscolo, lo comprimo. Oh signore, che mai conobbi, adesso smetto perché mi stanco, sì. Recito più verso il 900, dica mal, ella mi si soffre. Dottore, che è la prima volta che vedo, io soffro di... Mi dica, di che cosa io, ella soffre? Io soffro di crisi di... Cosa soffri? Di crisi di memoria, giusto, ci ho preso vino, non è molto vino, ma memoria di che tipo dico io? Si è forse dimenticato che so io di investire in borsa sfruttando il disastro economico in Argentina? Ma no, che bello l'ho fatto. Niente. Si è dimenticato che so io, provo a indovinare, non so, si è dimenticato un numero di un articolo per cui non poteva più licenziare un suo dipendente? Dico io. Ma no! Niente. Si è dimenticato che so io, ma dico di no, di mangiare? Mi sembrerebbe... No, niente. Sì. Ma di che cosa? Ella, voi... Egli, voi tutti, in cooperativa, in quel pigiama. Di che cosa? Non sto ridendo, sono i nervi che vanno per i cazzi loro, non sto ridendo. Di che cosa? Voi vi dimenticastevi, sì. Lo dica, il metodo Sganarelli, buttar fuori. Mi vergogno un po', dottore. Vuole un momento più intimo? Si può? Bene, faccia conto che siamo a Venezia. Fammi il carnevale di Venezia. Io adoro Venezia. A prendere in gondola, vai. Mi salvi sulla gondola. E qui, qua, in mezzo alla laguna. La mi dica, di che cosa ella soffre? Soffre? Di che cosa? Sì, che cosa io soffre? Non so come si dice in italiano. Lo dica io, in italiano. Non è che soffre, mi sono dimenticato. Sì. Quella cosa che hanno fatto i miei genitori almeno una volta, perché io sono figlio unico. Aiuto, mi lascia sulla gondola. Ma hanno tutti il mio stesso problema qua? Egli si dimenticò di come si farebbe l'amore. Credo di avere il rimedio. Florinda, amor mio, fagli vedere le tue colline. Atti, miri e guardi lì. Devi in mente qualcosa? La pianura padana. Lo pagherai dopo. Florinda, fagli vedere il tuo tesoro, vai. Guardi lì. È teatro pronto del 600, pose. Le viene in mente qualcosa? Ma qua è tutta stoffa, non è che si vede molto, nella... Scusi. Le viene in mente qualcosa? Niente, no? Niente? Vieni qua. Guardi qui, le viene in mente qualcosa? Non ho capito la domanda. Niente? Niente. Meno male. Ho capito il problema. Ho capito, ci vogliono i soldi. Ho portati, sai, ci vogliono i soldi. Ecco qua. Soldi. Quanti sono i soldi? Soldi. Soldi. Dagli un unguento. Senti l'unguento. Bevi l'unguento. Dammi questo. Aspetta, che metto la pantofolina. Bevi l'unguento. È l'unguento che si spalma. È l'unguento Sganarelli, l'olio che si beve. Bevi. Senti l'effetto che fa. Senti l'effetto. Veramente non sento niente. Come non senti niente? No.
Ci voglio più saldi, ci voglio più saldi, ci voglio più saldi, ancora più saldi. Secondo ancora, ancora di più, ancora. E poi c'ho il banco, ma faccio una frisatina, no. Arriva l'effetto, senti l'effetto. Sento l'effetto. Attento col bastone, che è un po' pericoloso. Senti l'effetto. Non ho capito bene la metafora col bastone. Comunque non sento niente. Siete dei cialtroni, ciarlatani, sto peggio di prima. Non funziona il vostro olio. Ecco cosa c'è. C'ho ancora che sto malissimo. Attente le donne di tutta l'età. Attente le donne. Incomincio a sentire qualche cosa. L'effetto verrà. Effettivamente. Attente le donne. Signora, io mi sono innamorato di lei, mi scusi, posso portarla con me? No, fa segno di no. Senti l'effetto. Vuole un goccino anche lei di olio canarelli? No, le posso dare un bacio, signora? Sì? Beh, ma state insieme? Fa niente? Bellissimo, lei ha detto no, lui ha detto sì. Mi fatti scagli! Buttati! È guarito! Ora, prima di iniziare la visita vera e propria, è mia abitudine fare ai pazienti in ambulatorio un discorso di politica sanitaria. Questo discorso mi è stato ispirato dal mio modello, un uomo che ha un paese in mente e che fa discorsi a braccio leggendoli. Sono felice di vedervi qui riuniti, qui voi e qui io, ma sono più contento di vedere voi che di vedere io, perché io me mi vedo tutti i giorni. Mette sempre una cazzata all'inizio così per rompere il ghiaccio. Voi avete bisogno di me, ma anch'io ho bisogno di voi. Io sono stato tutto quello che siete stato voi. Tu sei stato malato? Anch'io sono stato malato. Tu sei stato operaio? Anch'io sono stato operaio. Tu sei stata casalinga? Anch'io sono stato casalinga. Tu cosa sei nella vita? Niente. Anch'io, un pomeriggio, non ho fatto un cazzo. E sono stato niente. Sono uno di voi. Non dovete mai dimenticarvelo, uno che stava lì dove state voi e adesso sta qui dove voi non starete mai. Sono qui, però soprattutto... Sono qui soprattutto perché ho deciso di abbandonare i miei interessi per mettere davanti i vostri interessi, che sono l'interesse generale del paese, che è l'interesse di tutti, cioè il vostro. Ora, io ho sentito... una specie, e chiedo un bicchiere d'acqua per cortesia al mio assistente, una specie di responsabilità che a un certo punto non poteva essere elusa. Mi sono sentito nella condizione di che, dovendo partire per una bella vacanza, si è trovato improvvisamente davanti a qualcuno bisognoso d'aiuto. Ecco, nonostante la vacanza, nonostante il bel viaggio, non era possibile girare la testa all'altra parte. Questo per un medico ha un significato preciso, si chiama omissione di soccorso. Per un medico generico, per un urologo, rottura di coglioni, ma per un medico... generico, omissione di soccorso. E non sono andato in vacanza. No, anche se metà del paese mi diceva un po' di più, vai. Io sono rimasto qui, no, sono rimasto qui, mi sono fermato, cribbio, ho bevuto un calice amarissimo, mi sono fatto ungere da un signore, ho fatto una scelta di campo e in quel campo, santo Dio, ci sono sceso. E ho risposto a questa specie di chiamata alle armi. Noi, voi, loro, essi, tu, perché io conosco i pronomi personali, crediamo nella libertà. La libertà in tutte le sue forme molteplici e vitali. Perché anche togliere la libertà, cazzo, è una forma di libertà. Ma noi crediamo soprattutto nei valori della nostra cultura nazionale, che tutto il mondo ammira e tutto il mondo ci invidia. Il Made in Italy. Il Made in Italy. Questo è il mio inglese e tra un po' diventerà l'inglese ufficiale. Il Made in Italy.
Ma qui, fate qui. Ma crediamo soprattutto nei valori universali, crediamo soprattutto nel rispetto verso chi è più debole, i bambini, gli anziani, gli emarginati. Anche lui. Noi crediamo soprattutto in tutto ciò che nelle persone più deboli, capisci? I bambini, gli anziani, i malati, gli emarginati, i poveri, ma soprattutto nei bambini, anziani, emarginati, malati e poveri, ai miei familiari, perché siamo tutti poveri davanti a Dio, tutti poveri e bisognosi di comprensione. Anche se sui poveri vorrei dire qualcosa, perché lo dice anche la Bibbia, se un povero ha bisogno di soldi non è bello, non è, perché? Perché già sarà suo il regno dei cieli, e questo è un punto che prima o poi il ministro deve mettere in mano e ratificare. No, non c'è niente a ridere, perché non ho capito perché, non ho capito perché, perché già noi ricchi facciamo fatica a passare per la cruna del lago senza che si sbrucisca il cappotto di cammello. E allora? E allora come può un povero vedere l'occhio nella pagliuzza altrui? Ma c'è già una trave nel culo, scusatemi! Non può! Allora, sei povero! Sai già che sarai il primo dopo! E qui fai l'ultimo, fai la fila, paga il ticket, se non apri i coglioni, basta! Noi, voi, loro, crediamo nella libertà! Libertà, questa parola di tre sillabe, libertà, perché c'è la libertà di pronunciare come Cribbio ci parla, la libertà è importante. Quindi anche le cliniche come questa andranno messe in concorrenza, perché sta tutto nel libero mercato. Piccole due regole, perché tutto funzioni, dovete ammalarvi e pagare. Non vi chiediamo tanto, ammalarvi e pagare. Prima o poi nella vita tutti ci siamo ammalati, prima o poi tutti nella vita abbiamo dovuto pagare. Anch'io all'inizio ho dovuto pagare. Chi? Lo so io, e non vengo certo a dirlo a voi qui. Noi, no, capisco, però cercate di... Momento mio di disgressione. Lo so che l'ho perso, l'ho buttata via, non l'ho perso. Cosa? Ho perso anche il foglio, ma vado a braccio, come il mio modello. Perché volevo farti un discorso confidenziale, anch'io. Quando ero piccolo. Quando sono rimasto piccolo. Questa la tagliamo, comunque. È un po' ingrassato. Anche io quando ero piccolo. Adesso dimmi che ho perso anche il bicchiere. Chi è che entra il primo di là? Scivola. Anch'io quando ero piccolo avevo una brutta malattia, grave, molto seria. Ero dislessico. È brutto essere dislessici, perché non puoi dire che sei dislessico. Sei dislessico? Hai un problema neurolinguistico, non ce la fai a dirlo che sei dislessico. Cioè, uno ha la colica, dice, cazzo, la colica. No, dislessico. Io arrivavo e dicevo, ma che cos'hai? Io dicevo, sono chilestico. E loro dicevano, ma non si capiva, mi prendevano per albanese, capisci? E mi rimandavano a casa a Tirana in gommone. Aspetta, io tornavo a Tirana, che non era casa mia, in gommone, arrivavo, e appena arrivavo mi dicevano, dobro, cash ni va. E io dicevo, sono chilestico. E loro guardavano e dicevano, ma cazzo, è dislessico! E mi rimandavano di nuovo a Bari, di nuovo indietro in gommone. Ero l'unico che con gli scafisti faceva l'abbonamento di andata e di ritorno. Ho sofferto quando ero piccolo. Avevo dei problemi, soprattutto con i pronomi possessivi. Cioè, per dire, il primo mi veniva bene, no? Il primo mio. È bello da dire, è un mantra. È mio! È mio! Provate a dirlo, provate. È un respiro. No, è mio. No, dillo ancora perché ti curo subito. Come l'hai detto? Cos'è? No, tu devi dire, è tuo! È mio! No, è mio!
Invece... Adesso mi spiace per le prime file. Quello smeraldo le ha messo proprio sotto. No. Non mi viene. Voi ridete perché siete fuori pericolo. Vedeste le facce di quelli davanti. Nostro! Nostro riesco a dirlo. Perché? Perché anche mio! Loro, non sentivo neanche bene, per cui se mi dicevano, se prendevo una roba che era di un altro, mi dicevano, oh, Nini, non è tuo. Io rispondevo, dobro, kashnivabra. Non è tuo! Hai capito cosa ho detto? Sì, cosa ho detto? Non è tuo! È mio! È mio! Cazzo, per ragione, signore, ho perso il foglio! Perso la riga, come è successo al mio modello quel giorno che ha detto quella cazzata sulla cultura musulmana. Quindi chiuderò con le parole magiche: pane, lavoro e gnocca per tutti. Grazie e iniziamo le visite. E iniziamo queste visite. Chiamerò il mio assistente. Previto, entri Previto. Sì, sì. Allora, non ridete, non è una battuta di satira. Previto, è una maschera 500 che discende da Truffaldino. Dottore, dottore. Previto, dimmi, Previto, amico mio, che problemi abbiamo? Dottore, abbiamo un problema. Ne abbiamo più di uno, ma dimmi quel che abbiamo ora. Su, c'è un suo dipendente che dice di stare malissimo. Ma non è un problema, lo visiterò ora davanti agli altri. Anche la signora si convincerà che ho condizioni di causa e perizia. Fa l'entrata. Chi è? Chi è dei miei dipendenti che non sta benissimo? Arriva, arriva. Chi è? Eccolo qua. Elektra! Calma, ispira. Training. Pensavo ci fosse un muro, una tenda. Training autogeno. Sono uguali a noi. 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 Ci sono del tesoro. Sono uguali a noi. Non sono ugualissimissimissimi. Sono uguali a noi. Sono uguali a noi. Siete uguali a voi. Dammi il polso. Dove avete il polso voi? Il polso. Ce l'hanno qui dove ce l'abbiamo noi. Cazzo, uguale, proprio uguale, Grande. La lingua? Intolleranza al lattosio. Lo studiate stamattina. Signora, tranquilla, intolleranza al lattosio. Ma dottore, io non sono ammalato. Ho già fatto la diagnosi, non farmi fare figure bestiali, ho già fatto la diagnosi. Mi dispiace, dottore. Ammalarsi significa non dovere mai dire mi dispiace. È chiaro? Ho fatto la diagnosi, sono 50 euro. T'ho dimezzato il conto perché sei dipendente, te lo raddoppio perché vieni da fuori, capito? Va bene, capito? Dottore, quindi parleremo dei soldi dopo. No, va bene. Ora mi ascolti. Allora, io non so come... Ma posso insegnare l'italiano questo qua? Te l'ho detto mille volte. Allora impari la sintassi. Io sono un dottore. Io non ascolto. Il dottore ausculta. Ausculta. E allora dottore mi ascolti? Ti ascolto, dai. Allora io ho incontrato una ragazza qui che mi piace. Dove? Si chiama Lucinda. Ma dove? Di dove? Milano qua. Di Milano? Sì, dottore. Una che si chiama Lucinda? Sì, dottore. Ma sarà di Pioltello? Non può essere qui. Vabbè, dai, dimmi tu. Ma cosa c'entra io? Sono un medico, non un psicologo. Ma sì, dottore, il problema è che suo padre mi ha vietato di avvicinarla in tutti i modi, perché ha un brutto carattere e soprattutto l'ha promessa in sposa al figlio del ricco avvocato del posto. Ma cosa c'entro io? Come si chiama questo papà? Ma non so, ma dove siamo? E si chiama... Come si chiama il papà? Orgone. Come si chiama il papà di questa Lucinda? Orgone. Orgone. Orgone è uno dei miei finanziatori, lo sapevo. Forse è venuta a conoscenza che avevo la visita pubblica quest'oggi qui a Milano. Verrà qui. È uno dei miei creditori. Mi ha dato 60.000 euro per mettere su questa baracca. Ma io non so cosa posso fare per te. Mi dispiace moltissimo. Sono veramente in difficoltà perché sono un medico, curo anche queste cose, ma... Dottore, aidez-moi. Je veux Lucinda. Parli di nuovo in francese. T'ho detto che non dovevi parlare più in francese. Cosa hai detto?
Je veux l'usine. Je veux. Je veux, je veux, je veux. Je veux, je veux, je veux. N'existe jamais dans le jardin du roi. Qu'elle n'est pas ici. Le droit tourner. Mais elle n'est pas ici. Se vous voulez. Se vous ne voulez, vous le vendez. Croissant, clapin et quant'altro. Ma camembert, s'il vous plaît, de sous le pont d'Avignon. Ma je ne regrette rien, hein. Dottore, la prego. Cosa ho detto? Sì, la prego, prego. Adesso parlo in italiano. Allora ti dico, fatti vedere, fatti vedere, prego. E ci sono cose più di quello che dici. Tanto la Francia e l'Italia a Milano. E più di grigio. Ma vous êtes docteur ou pas? Ma certo che mio padre. Je demande si vous êtes docteur ou pas. Scusa, un'altra commedia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, docteur. Ma si incazza anche. Se jamais vous me faites perdre cette occasion, vous voyez ce point, je vais vous écraser sur votre sale museau. Sì, sì, non ho capito, ma ho capito, ma non... Donc, je suis pas en train de plaisanter. Parce que je veux... Si jamais vous me faites perdre cette occasion, non seulement je vous péterai votre sale gueule, oh, mais je viendrai ici, je prendrai un de vos bistouris. Je vous ouvrirai votre sale ventre. Oh, je vous arracherai vos intestins. Que non, je vous ferai voir... Oh, on s'est entendu ou pas? Amy. On s'est entendu ou pas? Mama! 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 Tu non tiene. Sono ingrassato, hai ragione tu. Non ci possiamo più. E ci possiamo più. Possiamo più. Possiamo più. Possiamo più. Possiamo più. Possiamo più. Sì, io can you help you? Vraiment, docteur. Merci, docteur. Ti aiuto. Grazie mille. Cos'è? Cos'è? Grazie mille, dottore. Mi chieda tutto quello che vuole. Sono pronto a fare tutto quello che vuole, dottore. Grazie, grazie. Fermo, sei circondato! Visto il codice genetico, funziona. Oh, tu hai dei salti d'umore pazzeschi, eh? Guarda che la pressione non funziona. Questa è l'intolleranza al lattosio. Cerchiamo di sfruttare la situazione a nostro favore. Bene. Arriverà Orgone. Va bene. Cerchiamo di sfruttare la nostra situazione. Allora, ci penso io. Allora, io ti accontenterò. Farò in modo che tu parli con un sindaco. La strategia è semplice, te lo dico in francese che ti è più chiara. Mio, che se non vivete ensemble, io vivo in camamo, tu sei un mio son, e tu sei un son, c'è un rietro, che tu sei un mamma, un boazzo, come fa? Ho capito come fa? Perché sei un mio. Quando dico ciò, lui sindaco, tu ti porti la terriera, e tu, pam, ce la fa via. Ma quando viene son, le son, orgon, fium, 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 moni, 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 sono mio, c'è un rietro, so, la mia Saint-Étienne, vous avez compris? Oui, docteur. Moi no, però. Merci, docteur. Volendo, intanto ci penso. Chiamate i pazienti, quelli veri. E intanto cerco di capire come posso uscire da questa situazione. Orgone, qui, stasera, a Milano. Ma tu peggiori di giorno in giorno, eh? Non sei simbolica per la ditta, eh? Non sei di rappresentanza. Vado un attimo a lavarmi le mani. Visite pazienti. Le visite. Questa sera saranno con noi il signor Massimiliano Loizzi, la signora Simona Pili, il signor Franco Porcelli e il signor Orgone con sua figlia Lucinda. Applausi, sparamalati. Prego, prego, malati. Prego, fatevi avanti. Porta poi con noi sul palco. Prego, prego. Avanti, con un po' di brio, forza. Prego, prego, qui. Prego, si accomodi lì. Da questa parte, prego, prego. Prego, avanti, avanti con coraggio. Lasciatevi curare dal nostro magnifico dottore. Forza. Venga, venga. Prego, prego. Prego, si accomodi pure. Siamo le visite. Oh, cos'è? Una discoteca, oh. Avanti il primo, dai. Primo. Ragazzi, il primo. Se lui no, il primo. Il medico deve essere severo, non è che ti spavento, severo. Questo è un momento di spettacolo particolare. Vai. Vieni, cos'è? Che problema c'è? Sto un po' male. Stai un po' male. Un po' tanto o un po' poco? Un po' tanto. Un po' tanto. Cos'è? Hai bevuto ieri sera? Un po' tanto. Un po' tanto o molto poco? Un po' tanto. E molto poco. Va bene, ok. Fammi vedere le ghiandole qui. Eccole qua. Tirati su le maniche, su. C'è niente, c'è niente. Bracciale, cazzo, niente. Vabbè, ci vediamo le braccia, ok. I puntini rossi, hai visto? Hai visto questi puntini rossi? Sai cos'è questa qui? Sai, la scaiola o scaiola? Adesso spiego. La scaiola o scaiola inizia con dei puntini rossi, poi diventano dei bozzi, delle tumefazioni, dei lividi, come se ti avessero smanganellato senza che nessuno ti abbia smanganellato.
Ma da dove mi vieni? Where come in from? Da Bari. Bari. Vieni da Bari, è strano, queste malattie si prendono di solito sulla costa Ligure, a Genova e anche a Napoli. Facciamo così, ti metti nella camera per Bari che ti spogli nudo, va bene? Non ti preoccupare. Vai. Allora, andiamo avanti. Chi c'è adesso? La signorina. Ciao. Che cosa soffri? Stai bene, secondo me? Mal di schiena. Bisogna assolutamente prendere un po' d'aria. Allora, adesso io ho dei problemi perché devo visitare dei pazienti. Dopodiché mi prendo una pausa e andiamo fuori. Ti siedi qui un attimo, la tieni lì tranquillo. Sì, la guardi e io aspetta tu, visito lui. Ti sei spogliato? Sì. Attenzione, questo non so se allora io ti spronto tutto nudo. Dai, vediamo un po'. Ok. Sì, è il tuo, è inutile che lo guardi. Chi è questo qui? Non è stato invitato, è tuo. Questo è un bastone talemanico, talebanico, rabdomantico. Con questo bastone io in sinopsi sciamanica entro in contatto col corpo dell'individuo e in subito indirizzo il bastone là dove la malattia si situa. La malattia parte da qui, tu hai bevuto ieri, sento che hai bevuto, sento. Parte da qui, supera la DVD dell'auricolare destra qui e va a creare una forte pressione proprio qua, sulla flessura di Silvio. Allora, c'è da ridere, non è una battuta di satira, se c'è un medico in sala sa che il cervello è fatto di flessure e quella centrale si chiama scissura di Silvio o Silviana. Non è una battuta di satira, vuol dire solo che già dai tempi di Ippocrate si sapeva che poteva esserci un conflitto di interessi nel cervello di una sola persona tra neuroni, sinapsi, l'apparentale, temporale e quant'altro. Noi possiamo andare. Ma la cosa che è più grave, ragazzi, in questione è che qui c'è una ulteriore comprensione sull'anfratto di Buttiglione, che sapete tutti è lo spazio vuoto che tutti abbiamo nel cervello. È quello che ci fa prendere l'espressione. Questo anfratto. Bene, tu hai situato tutta questa malattia. Allora, giocando con il DVD, col particolare, fammi una musica filippina che vedo filippina. Cosa c'è questo qui nel fegato. Aspetta. Entra dentro, tranquillo, non tocco niente, vai. Falla uscire, guarda, beve roba vodka polacca, prendilo, spogliarlo, ungilo con mio olio e poi fatti pagare. Vieni avanti tu, dai, su, da bravo, veloce. Qual è il tuo problema? Io voglio diventare come te. Prego? Voglio diventare come te. Allora, io i terminali non riesco ancora a curarti. Non sono competente, non sono più. Devo sapere. Come me, in che senso? In che senso? Così. Così come? Come sei tu? Come sono io? Come medico, come uomo. Come medico, come uomo. Così, come sei? Mi risponde come cazzo voglio io. come medico. Vuoi diventare un ciarlatano, forse? Sì. Medico ciarlatano. Ma per dinci, vuoi fare il corso? Io ti curerò insegnandoti. Il costo del corso te lo dico dopo, va bene? È volgare dirlo prima. Allora, le luci, la prima cosa, se vuoi diventare ciarlatano, le luci. Guarda le luci. Le vedi quelle lì? Ti piacciono quelle luci? Sono belle, eh? Sono mie! Adesso tu ti farai le tue, va bene? Come? Col mio metodo. In 20 minuti, io l'ho fatto in anni, tu in 20 minuti, questa bicicletta, vedi? Vai sopra, dovrai pedalare per 20 minuti, ti verranno collegati degli elettrodi al cervello, va bene? Questi elettrodi sono collegati a loro volta a un faro, ogni pedalata ti verrà data la luce, tu creerai la tua luce, in 20 minuti avrai espletato il compito che io ho espletato in 20 anni, prova a pedalare, prova, ok, per 20 minuti, d'accordo? Con questa tenuta, d'accordo? Se vuoi toglierti il giubbotto, puoi farlo, d'accordo? Sei libero, dateli poi alla fine la pasta che lo reintegriamo di carboidrati, va bene? Che cazzo ridi? Adesso ridi, vedrai fra 10 minuti. Va bene, adesso io esco con la ragazza, dottore, e torno fra 10 minuti. Dottore, intanto che arriva il gorgone. Lo dimettiamo. Bene. Depilatelo e portatelo via, va bene? Vieni. Io esco con la ragazza, torno fra 20 minuti. Se arriva Orgone, prendi tempo che intanto penso al piano. Giungo subito. È il turno del signor Orgone con sua figlia Lucinda. Prego, signor Orgone, in ritardo. Signor Orgone! Eccolo. Orgone, dov'è? Scusi. Venga. Vieni, dai, bici, dai, muoviti. Mi scusi, è in ritardo. Ho dovuto trascinare mia figlia. Dai! Ma guarda qua. Ma guarda qua che bel ambulatorio.
Ma che bello, tutto in legno, bello, il parquet di Eder. E ma guarda che bella sala d'aspetto, tutta piena di malatoni, complimenti. Mi scusi, è che sono un po' emozionato. Che siccome che ci ho dato io i soldi al dottor Sganarelli per mettere su tutto questa ambaradan... Cosa c'è? Non dire questa cosa che c'è gente, vergognati. E allora? Cosa c'è? E a chi le dico? A te le dico, proprio perché c'è gente le dico. Io non mi vergogno per niente, sai. A parte che qua siamo tutti un gruppo, siamo tutti un club, siamo tutti di Milano 1, va bene? E poi, comunque, io non mi vergogno per darti i soldi al dottor Sganarelli, perché il dottor Sganarelli è un uomo che si è fatto da solo, si è rimboccato le maniche e si è fatto da solo. È un uomo che sorride, che convince la gente, che è partito dal basso. Sai una cosa? Se si candidasse, io questo lo voterei. Te lo dico proprio dal profondo del cuore, andiamo. Però, posso dire una cosa? È un po' caro. Un po'? Caro. Ma secondo lei è caro? Ma infatti, vedi, ascolta il signore che è intelligente, non è caro per niente, costa tanto perché è un bravissimo dottore, se costasse 4 euro, lei ci andrebbe se costasse 4 euro? No, infatti, perché vuol dire che è un ciarlatano, è ovvio, guarda l'avvocato Bianchi, stava da Cani, è andato dal dottore, ha speso 2,50 euro e infatti è morto. E tutto al suo funerale gli hanno detto, sei un bel pirla l'avvocato Bianchi. Invece l'avvocato Rossi stava da Cani, è andato da un dottore, ha speso 25.000 euro e tutti gli hanno detto, vai... Sei dei nostri, sei del club. È morto uguale, ma cosa c'entra? È quanto ti vuoi bene che conta. Allora, paura e mi vergogno. Ti devi sposare il figlio dell'avvocato Righetti, devi essere guarita, sana, lo vuoi capire? Non mi piace. Ma lo conosce anche il signore, vero? Certo, il signore risponde molto bene oggi. Andiamo. Venga, Gone. Su. Aiuto. Ma lei fa l'elettricità gratis per tutto il condominio? Pedalanga, buonasera, prego, si accomodi. Buonasera. Eccoci. Oh, come, finalmente. Lo so. Qual buon vento? Beh, qual buon vento non è una bella cosa da chiedere qua in ambulatorio, scusi. No, qual buon vento è un motto, è una... Dica. C'è mia figlia che sta da Cani. Sta da Cani? Sì. Bene, benissimo. Come bene? Ma cosa dici? Come bene? Piuttosto, lei come sta? No, io sto benissimo, grazie. Sta bene adesso, che senso? Ma vedrà prima o poi, un domani, qualcosa che capita pure a lei, E cosa sua figlia? Mia figlia soffre di crisi isterica. Crisi isterica è normale, voglio dire. Papà, per piacere. Cosa c'è? Sono le mie cosine, non mi va che le dici davanti a tutti, per favore. Vabbè, ma allora sei scema, scusami. Ma non lo capisci, è il metodo Sganarelli questo. Bisogna aprirsi. Se uno ha un problema dentro, lo deve dire. Bisogna comunicarlo, così la gente prova compassione, sta dalla tua parte. Al limite ti vota. Dai, bisogna aprirsi, sì. Vale per tutti. Ma certo, siamo democratici noi, dai. Ok. Il mio papà ha le emorroidi. Ma cosa c'entra, scusa? Ma devi dire le tue di malattie, non le mie, ti ho sentito. T'ho visto, Guarda che tu hai visto, che Jesse non è una bella roba. Adesso fai vedere una bella crisi isterica davanti a tutti, così la gente non... Aia! Hai visto? Che ci ho detto? Io ti sei fatto male, ma stai male. No, sta benissimo, va bene? Papone. C'ho tanta setona. Sì? Setona, c'ho una... Adesso, che dobbiamo dire dal dottore. E delle volte la vita, le coincidenze, proprio adesso. E posso andare fuori 5 minuti da parte? 5 minuti e prendo una bibitina per me? Giuro, prendo anche una bibitina per te. Ah, come? Sì. Bibitina. Ah, bibitina. Se pigli la bibitina anche per me, allora ti do 10 minuti. Ma poi se mi dai 10 minuti di vado fino a Sabbabile e ti prendo anche la maxicola dal McDonald's. Maxicola? Sì. Una sete pazzesca, se mi pigli la maxicola, mi pigli anche un paninone col cinghiale, l'osso buco dentro, ti do 20 minutoni. Sì. Perché no? Perché sono i no che aiutano a crescere, va bene? Papà, ma c'ho 30 anni, io sono nati, anche io non posso fare niente, capito? Perché tu mi conti, non ti vedete guardando tutto, io non ci voglio stare guardando tutto, va bene? Non ci voglio stare, voglio stare a casa! Voglio andare a casa! Non posso andare al marito, non posso andare a casa! 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 Ma che brava! Brava! Bravissimo. Dici, brava, hai visto che bel consenso subito?
Dai, però adesso vieni su che devi fare un'altra crisi davanti al dottore, se no... Che? Ah, c'è la signorina Rottelmeier? Scusi. Allora, aspetta, ti ha visto? Giusto. Grazie. Andiamo via che starà a chiamena, pa. Ma no, ma sono metodi svizzeri questi, complimenti, signorina Doberman. Mi scusi. Ma va a cagare, va. Orgone. Beh, parla in milanese. No, visto, Orgone, voleva dire il dottore. No, è stato bellissimo. È stato bellissimo. Hai visto? Hai visto lo shock in blu? Che bel locale. Ora, scendi e mi chiami al telefono, va bene? Ma il telefonino ce l'ha lei. Ce l'ho io, te l'ho preso, perché così ti ricordi il numero, tesoro. Hai capito? Hai capito? Applausi, Sparmalandis. Fatta. Come va? Come va? Stai rallentando, Stai rallentando. Benissimo. Dateli la pasta. Allora, altra lezione per un ciarlatano. Mangiare davanti a 2000 persone che non hanno da mangiare. Con strapotenza, arroganza e un pizzico di superbia. Dateli la pasta. Quanti piatti abbiamo fatto stasera? 2. Quindi possiamo darlo anche a uno del pubblico dividendo la sala. Dai, dammi qua. Chi è che ha fame? 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 Il bimbo ha fame. Il bimbo. Chi è che ha fame? Non sto recitando. Non c'è differenza da prima, ma lo sto recitando. Signora, non sono la televisione. Puoi interagire con me, Mi rendo conto, una arriva in televisione dalla pasta, ma ti spaventano. Chi è che ha fame? Dai, uno mangia, dai. Mangi lei per tutti, va bene? Ok, è la pasta Sganarelli, 4 capriole in padella. Il prossimo spettacolo, lo giuro, 1000 pizze per tutti, va bene? In questo paese non c'è niente più facile che promettere. Andiamo. Andiamo. Allora adesso mangi la pasta e segui le lezioni. Va bene? Ok, vediamo. Orgone! Non sapevo venisse. Ma mi sono segnato. Ma che piacere. Ma che piacere vederla. Buongiorno. Buongiorno. E questa? Questa chi è? Ah! Cos'è? Tutto signor! Cos'è sta roba? Ma chi è? Ma è mia figlia, ma è Lucinda! Ma è bellissima! È tutta rifatta, è sai? Bellissima, tutta... è veramente. Ma vedesse com'era prima. Piacere incontrarti. Lucinda, credo, vero? PH7, è neutra. Se è ancora verso l'acido. Va bene, va bene. Allora accomodatevi, altra lezione. Mettere a proprio agio i clienti, ma in maniera diversa. Tu ti siedi lì dove sei già seduta e lei si siede qui. Sono sgabellone qua. Prego. Ma come faccio? Oh, non è circo, non è brutto. Allora, quale buon vento vi ha portato qui? Ma tutti quali buon vento qua in ambulatorio, scusi. Lo slogan dell'ambulatorio. Non è bello però. Non è bello, ma è quello che chiediamo. Quale buon vento vi ha portato qui? C'è mia figlia che sta da cani. Bene, brava, dopce, dobro, good, bene. Ma come allora, bene, esisti. Dopce, brava, good? No, no, sta da cani. Ma è meglio, capisce? Questa è una ditta privata di cui lei è anche socio. Allora, più ammalati abbiamo, più introiti abbiamo. Lei da un lato ci rimette come padre, ma ci guadagna come socio. È il libero mercato, Che culo, stai malissimo! Ha capito? Hai visto? Allora, ma di che cosa soffre la cosa lì, Lucinda. Mi soffre di crisi isteriche. Soffre di crisi isteriche? Come mai? Su nomi, dottore, sono venuto apposta da lei, se mi chiede tutto a me, cosa ne so? Era una domanda retorica, no, chiaramente, dico, come mai una ragazza così brella, soffre di queste cose? Guardami su l'Atlante, qui il medico in 24 ore, guardami sulla attacchi isterici o sulla isteria d'attacco, va bene? Guarda su. Tanto prendo tempo. Attacco isterico. L'attacco isterico è una cosa che arriva così all'improvviso e nessuno può capire perché arriva. E io penso che dipenda da un'isteria, perché quando c'è isteria c'è l'intolleranza al lattosio. Hai visto? Ma sta creando danni pazzeschi. Io credo, posso dirglielo, che comunque è una cura lunga e costosa. Come lunga, questo è un problema. Lunga, meditata e costosa. Mi consente questo, posso dire una cosina? Sì, prego. Scusi, scendo qua dal dirupo un attimo. Siccome mia figlia si deve sposare col figlio dell'avvocato Righetti. Complimenti, non so chi, ma complimenti.
In che senso? No, no, niente. Lo conosco, lo conoscono tutti, ma sai, anche il signor Pemprina Fia lo conosce. Ecco, però, se non si sposano, siccome lui lavora alla regione, io mi potrei trovare con alcuni, e avevamo, diciamo, organizzato, se non si sposano, io potrei trovarmi con alcuni problemi finanziari e quindi dovrei chiedere indietro il prestito dei 60.000 euro che le ho fatto. Ma quando questo? Quando? Ma pensavo domattina. Ah, non stasera! Sulle 10 ormai. Mi ero spaventato. No, vediamo cosa possiamo fare, vediamo. Ora io sono vestito da 600 e spesso i miei abiti si impigliano nelle sedie che mi seguono così a cazzo. Allora io ti pregherei di tornare al tuo posto tranquilla, no? Perché sa, noi qui usiamo dei metodi particolari e mi lasci andare, va bene? Va bene, amore? Mi lasci andare. Allora lei vuole venire con me e visiterò la bambina con lei. Il prossimo spettacolo in tutta mimetica rigida da mimo, va bene? Allora vieni tesoro, vieni con me. Riusciamo a fare una cura veloce. Sì, veloce. C'è questa cazzo di roba. Si disfa. Ecco qua, ho rotto la giacca, ora tesoro, guardami attentamente, quanti anni hai? 33, è una bella età, un po' critica, cristianamente parlando, è una bella età. Metti il braccio dietro, capisci? Così, come se qualcuno ti torturasse, tiratelo su da sola e trattieni il respiro, va bene? Trattieni il respiro, ora, vedi? Ascolta, oh, Nini, sveglia, stai facendo il corso, com'è? Buono. No, sì, abbastanza buono. Allora, a questo punto io devo uscire dall'impasse. Ho un certo Leandro, cioè il mio assistente, quello di colore, che mi minaccia da un lato, e Orgone che mi minaccia dall'altro, credito dal basso, debito dall'alto. Ora, come ne esco? Con colpi di geni continui. Cerca di vedermi. Allora, cosa sta succedendo? Cos'è? È isterica. Ma papà, mi ha menato anche lui! È isterica! Ma che calma, ti sento! Tranquilla! Allora, io credo di avere un metodo. Vede, io vengo dal teatro, lei lo sapeva? No. Oh, vengo dal teatro. Il teatro mi ha suggerito dei metodi psicodrammatici, tipo lo psicodramma o il psicodramma, a seconda da dove si proviene. Allora, io farò... Fate chiamare... Cosa c'è? Non voglio farlo. No, lo fai, invece. Allora, entra il mio assistente. Lei reciterà a sua figlia un brano di teatro di Molière. Lei conosce Molière? È uno qua di Milano 1? No, sta un po' più a est. Lui ha studiato teatro. È avvantaggiata. Figlia, Benissimo. È Leandro, il mio amore, lui. Speriamo che mio papà non lo riconosca. Io sto mantenendo la mia promessa, lo vedi? Più di così non posso fare, spero che lui non ti riconosca. Cosa ci fai te qui? Ma anche dal dottore ci segui, ma anche davanti a tutti. Io non te la do mia figlia, hai capito? Non te la do, dillo anche a quelli della tua tribù, io non te la do, va bene? Io agli non la do mia figlia, va bene? Ma non è una questione di razzismo, sai? Il colore non c'entra niente, perché anche il figlio dell'avvocato Righetti si fa la lampada, lo sa anche il signore qui davanti, ma cosa c'entra? Lui è bello dentro, è una brava persona, lo conoscono tutti, diglielo che lo voglio più bello! Vuoi attenzione le cose non vanno come vogliono. Ma c'è bien un va, c'è bien su che siamo di me. Ma cosa c'è? Oh, cosa c'è? Cosa sta succedendo nel mio ambulatorio? Orgone, mi spieghi? Mi spieghi, Orgone? Diglielo. Orgone, forse è un ictus. Ho un vuoto di memoria, ho un ictus. Speriamo. Che cos'è Orgone? Sta ridendo, vuol dire che manca 5 minuti e poi non c'è più. Dai! Non mi ricordo più, va bene? Sì. Sì. Cos'è? Questo signore è il tipo che fa il feo a mia figlia! Oh! E come può fare il filo? Da quanto tempo fa il filo a sua figlia? Da almeno 6 mesi! 6 mesi? Mi pare assai strano, visto che lui è giunto oggi pomeriggio alla stazione centrale dall'Ucraina. È un ucrainico! È un russo! Ma certo che ma è un russo! Ma tu è russo! No. È vero che sei russo? È russo? What is your name? Capisco l'inglese. Mi chiamo Vladimir.
Vladimir, si chiama Vladimir, nome russo. Where come are you from? Where come are you from? Chernobyl. Chernobyl. Ma deve essere stato un disastro pazzesco per concerto così, eh? È stato come rimanere chiusi in un solarium per 6 mesi senza aver pagato l'abbonamento, eh. Allora, adesso noi reciteremo un brano di Molière, va bene? Va bene? Sì. Come si? Ma sei l'italiano, guardi, allora? Cazzo, come imparo l'italiano i russi velocemente? Sì. Ma guardi, neanche quelli di Bergamo lo imparano. Ora, ascolti a me. Ora io farò recitare a suo figlio questo brano di Molière. Lei estrinsecherà, butterà fuori tutta la sua malattia e l'isteria svanirà. E pavorerà. E pavorerà. Che il contrario evaporerà. Cioè va dal basso e poi sale. E il contrario evaporerà. Oh. Dai, recitate. Cazzo. Oh, figli, quindi, mia bella dama. Potrebbe dirsi che vama avere gioia maggiore sapendo il posto che li serve anche nel vostro cuore. Siamo più negro. Dai, principio, rispondi, Dio sento! Ma scusami, lui dice la battuta e tu rispondi! Oh, io lo pago! Margone! È teatro, non è hockey su ghiaccio! Scusa, me ne intendo. Se uno fa una pausa, può fare la pausa! Breve! Scusi. Dai. Di questa pena estrema, negarlo più non bramo. Oh, Tirsi, io pure vamo. Vabbè, senta, io non me ne intendo di teatro, va bene, no, però francamente no, questa qua mi sembra una porcata, no, scusi. Un attimo. Cosa fa? È un attimo, l'ho rilassata col mio metodo. Allora, posso rilassare anche No. Allora, guarda lui, Leandro, il mio assistente, Vladimir Leandrus, di cognome. Faccio finta di non aver capito. Come se fosse il figlio dell'avvocato Righetti, va bene? Rilassati. Non ci assomiglia, lo sai. Il figlio dell'avvocato assomiglia. Righetti, va bene? Guardalo e butta fuori tutto quello che hai dentro. Dammi tutto di te, ora. Oh, come sono belle vos parole. Est bien entendu. Poi voglio ripetere. Tutto et vous, je ne voudrais pas. Non è l'italiano, francese. No, francese, francese. De cette peine extrême, je ne veux plus le nier. Moi aussi, je vous aime. Ma douce fille, dites-le encore. Oh oui, Tirsi, je vous aime. Oh Tirsi, je t'aime. Oh fille, dis-le 100 fois. Oh, je t'aime. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Figlia, oh, je t'aime. Oh. 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 Je t'aime. Oh. Oh mon Dieu. Oh, oh là là. Oh Philippe. Oh. 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 Oh Marie. No. Oh là là. No. Oh. È riuscito! Grazie! L'esperimento è riuscito! La mia scarpa! L'esperimento è riuscito, è andato anche un po' oltre i limiti. Non sono un cavallo, eh! Oddio! Esci strisciando, per la vergogna! Esci strisciando! Vai, ma non maltratti mi luci dal palcoscenico, no! È tutto nella convenzione, ora vuoi dietro una parrucca? Oh, grazie, previto per la prossima rapina. Ora cerca di capire, io sono in una situazione molto delicata, molto, posso uscirne in maniera esemplare, come sempre con colpi di genio. Mi sembra che la situazione sia risolta, la ragazza come, detto, scusi, non più a dire, però la ragazza mi sembra un pochino orizzontalina per il momento, no? Sì, orizzontalina, no, è giù così un attimo. Adesso la visitiamo un momento e vediamo cosa c'è. Sentiamo un attimo il polso e vedendo come il polso... Com'è il polso? Scusami, ma quello non è il polso, dottore. No, questo è nella medicina omeopatica questo è il polso. Tutto invertito. Viva l'omeopatia! Cioè, però il polso non risponde. No. Adesso sentiamo un po' il culo, a vedere. Posso sentire?
Ma provi a chiamarla. Picci. 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 Cici. No, Picci, Picci, come diceva prima, Picci. Scusi, non conosco la password. Picci, Picci, si chiama Picci. Sì. Se si chiama Picci non si risveglia, Coma. Sottare. No, ma si chiama Picci, no Picci, che il mio ambiente non è proprio il nome tuo. Picci, Picci, UDR, 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 UDR. Cosa sta facendo? UDR. No, sta facendo tutta una cosa, un massaggio tantrico. UDR. Dimmi. È morta Marita, è una cosa strana. Come è morta? Dottore? Posso sentire il polso anch'io? No, per sentire. C'è un medico in sala. Meglio di no, meglio di no, meglio di no, meglio di no, meglio di no. Meglio che non ci siano confronti con gente che capisce, con colleghi, perché allora si capirebbe che gli errori non stanno nella natura umana, ma nei nostri principi e nel nostro sapere. Quindi è meglio non avere questi dibattiti, devi uscirne anche qui con colpi di genio, istinto, di anche cazzate, ma credici. La ragazza è caduta in un coma recitativo. Come in coma? L'unico che può farlo uscire da questo coma recitativo è l'ultimo che recitò con lei, cioè Vladimir. Detto Leandrus di cognome, Vladimir Leandrus, canta una canzone del tuo paese, una canzone russa, e svegliala! Sto tentando il disperato tentativo di uscire. Ugota quelle una mia macare, non gli barati baramo. Secondo te è russa? Tu mo camagne qua. Vediamo che non se ne accorge. Tu mo camagne qua. C'è cascato, c'è cascato. Tu mo camagne qua. Non è che mi sembra una canzone proprio russa, russa, russa della steppa, questa roba qui, eh? Allora, Orgone, io mi meraviglio della sua mancanza di ignoranza. Questa è mancanza di ignoranza, questa è una canzone... Oh, Nini, fermi! Allora, questa è una canzone russa, ricantala, che la traduco al volo, vai! Pure il vento soffia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare, ammazza tutti i tedeschi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Questo è, che tra l'altro non si canta e si balla, perché com'è il ballo originale che accompagna questa canzone russa? Dopo età quelle di così, oh, non siamo al Festival Bar, capito? Visto, è russo, visto? È convinto? Certo. Sembrava un negro così di prima vista, sì, eh. Da chi? È un russo. Non è che è messo bene in questo momento storico, voglio dire. Uno che è russo, comunista, negro, tutti insieme, in Italia, non sta messo bene. No, pensi che sua mamma è ebrea e suo papà palestinese. Non trova una casa di affitto a pagarla neanche sulla linea della striscia di Gaza, lo sapeva? Pazzesco. Allora, io ora... Solo che sia interista, guarda. Ecco, grazie. Allora, io sono contento che tutto sia andato a lieto fine. Un ciarlatano, quando porta tutto a lieto fine, però sfrutta la situazione estremamente a suo favore. Orgone è un mio creditore, guardalo come lo trasformo in mio debitore, perché tutti sono attaccati alla vita, anche i ricchi. Tieni qui. Allora, tutto bene? Io voglio congedarvi, devo visitare altra gente. Prego. Dai, finalmente sorride di nuovo. Sorridi. Ah, sei alcalina, sei alcalina. Alcalina. Brava, brava, bene. Un saluto. Come mai ha la mano così fredda, Orgone? No, io sto benissimo, grazie. Io non ho detto che lei sta male. Io ho detto, e tutti mi sono testimoni, come mai ha la mano così fredda?
Non è come un solito dice, che bello, stai da Dio, c'è la mano gelida. Quindi come mai? Ci tenevo. Sono il suo dottore, io ci tengo ancora più di lei. È lei, il mio dottore, allora, mi dica lei. Facete, mi dica, suo padre come sta? Mio padre è morto. Suo nonno? È morto anche lui. Suo bisnonno? È morto anche lui. Qui c'è una predisposizione genetica... ma molto particolare. Comunque la vista va bene, gli occhiali come mai li porta? Beh, perché non vedo bene da lontano. Tutti credono in noi, guardami. Ah, non vede bene da lontano. Non ha difetti di ipermetropia, cioè distanza messa a fuoco, che vede oscillare gli oggetti e le persone quando parlano? No, non ha questo problema, no. E neanche oscillamenti, come un mal di mare pazzesco. No. Anche guardandosi intorno, non ha questa disfunzione, che tutto le sembra che oscilli e si muova... e balli e traballi, niente di tutto, cioè guardando in alto, inarcando la cervicale qui alla sinistra, aia, un dolore all'alluce pazzesco, vedendo come delle palline di neve davanti a lei, con tutto il pubblico, i pazienti che si muovono, oscillando e gridando, Orgone stai male, Orgone stai male, Orgone stai male, Orgone stai male. Ma uno dei tu devi morire, scusi. Ma come devi morire? Ma tenetevi al testo! Ho detto Orgone stai male! Ma come devi morire? Scusa. Orgone! 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 Mi senti da morire? Ma venga qui! Oddio! Hai rotto Giacomino! Hai rotto Giacomino! Sciagura per te! Ti faccio subito le analisi! Vieni qui! Cazzo, vieni qui! Dammi fa! Aia! Aia! Morte! Veloce! Queste sono le analisi di nuovo tipo, dove si mischia il rapporto tra paziente e medico, va bene? Portalo fuori, visto. Bene, spogliatelo, rivestitelo, ma prima di tutto nel modo giusto. Dai, vai. Ora tocco la gobba da nuda. Sì. Vada. Eseguiremo dal vivo, in chiusura d'atto, perché anche gli ambulatori hanno gli atti come a teatro, visto che è il mio ambulatorio. Il terzo dura pochissimo, il secondo lo faccio perché è una cagata. Chiuderò con una cosa molto violenta, quindi avverto il pubblico, se ci sono stomaci o stomachi, secondo che tipo di medicina frequentate, sensibili, è meglio che abbandoniate la sala e ritorniate al terzo atto. Perché noi ora qui, su questo palcoscenico, eseguiremo dal vivo un clistere. Se a qualcuno piacerà come lo eseguiremo, può prenotarsi per il dopo serata. Noi amiamo usare questo metodo per non spaventare il paziente. Contestualizziamo un atto violento come il clistere, questo è tipico da ciarlatani, in una cornice gioiosa, un melodramma per dire italiano, tipo un'opera lirica, va bene? Ok, qui c'è l'orchestra, ci siamo tutti. Il signore è pronto? Non ancora. Bene. Sì. Pronto. Allora io darò il 3 e poi partiamo, va bene? Sì. Pronto? Sì. 1, 2, 3. Buondì. Buongiorno, dottore. Buondì. La consolatrice. Ah, buongiorno, signora consolatrice. Buondì. Buondì. Non vi lasciate uccidere dall'umor malinconico, potrebbe farvi piangere con urlo catatonico. Non vi lasciate uccidere dall'umor malinconico, potrebbe farvi ridere col nostro canto armonico. Sol per guarirvi siamo venuti qui, buondì. Buongiorno dottore. Buondì. Buongiorno cara. Buondì. Salve. Altro non è la pazzia che la melanconia. Altro non è la pazzia che la melanconia. Il malato non è disperato, se si può prendere un po' di gioia, altro non è la pazzia che la melanconia. Oh, altro non è la pazzia che la melanconia. Yeah, everybody come on, sing and dance with us tonight together.
anche tu non è che stai tanto bene, eh? Su, 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 cantate ballate, su, 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 cantate ballate, ridete. La posizione è scomoda, ma poi sarete libero, dovete star tranquillo. Vi sentirete meglio. Libero e fringuello. No, non voglio dire. Tempo! Teste di un tratto, sentite la delirio vicino. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eccolo là. Eccolo là. Eccolo su, eccolo qui. Eccolo. È un cristiano ergonomico, portato anatomico, l'effetto più che atomico, per niente economico. Si infila con violenza, ma non si può far senza. L'effetto è a deflagranza. Mi dispiace per le prime file, ma ne fanta la fragranza. Cristeri sono anelli più liberi e più belli, ti svuotano i budelli, che gridi ancora, ancora, ti svuotano le casse, ti purgano come tasse, ma poi sarai pulito e al fine ripulito, ripulito. È un rimediuccio! No, non me la sento. È un rimediuccio! Veramente, non è già preparato. Poi non ho firmato niente. È bello pagato. E lo diamo indietro. È bello mirato. No, non è un clisterì. No! È un clisterì. No! È un clisterì. No! È un clisterino. È un clisterino nel serino del porcellino del bel bambino. Un clisterino nel serino del porcellino del bel bambino. Seguito un brano governativo del 600 Clisterium. Ora in sottofinale di secondo atto, perché eravamo già nel secondo, eseguiremo un brano di composizione del maestro Previto alla tazza, Delirio vicino, bagno lontano. Andante allegretto con moto interno fortissimo in aumento, soprattutto sulla costa ionica. In quattro tempi, no, facciamolo in tre, così mi avanza uno e poi chiudiamo con la polca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane. Senti le prime file, eh? Aiuto!
Allora, devo fare, sono costretto a fare il riassunto delle puntate precedenti di questa farsa di Molière, puntate precedenti che poi sono una sola. Allora, qui stiamo parlando di un dottore che si chiama il dottor Sganarelli. Il dottor Sganarelli è impersonato da me all'interno di questa farsa di Molière che noi chiamiamo questa sera Si recita Molière, perché è la fusione che noi abbiamo fatto, io sono perito chimico prima ancora che drammaturgo, tra il malato immaginario e il medico per forza, che è diventato una sorta, dopo una reazione di ossidoriduzione alchemica che io ho nel mio cervello e che ho spiegato agli attori prima di metterla in pratica, il medico immaginario. Questo medico immaginario è un ciarlatano, sono io, Sganarelli. Il riferimento ai ciarlatani del nostro paese, dati i tempi, è puramente casuale, ma voluto in fondo. Sganarelli, io come dottore, seguendo anche il nostro stile di delirio organizzato nel modo e nella maniera di pensare e fare teatro, visito nella prima parte, la puntata che vi siete persa, se no non so perché mi state ad ascoltare, veramente gli spettatori in sala. Uno di questi però io capisco che ha una possibilità particolare rispetto agli altri, che è quella di raggirarlo credendogli facendogli credere che può diventare come me, un ciarlatano a sua volta. Quindi lui lo trattengo a differenza degli altri. Però nella lista dei malati ci sono anche Orgone e Lucinda. Voi vi domanderete, ma chi cazzo sono Orgone e Lucinda? Bene, Orgone e Lucinda sono in realtà il padre, soprattutto, è uno dei miei benefattori, della mia baracca, del mio studio medico, che è gestito, come dicevo, da me e dal mio fido assistente Previto. Però è assistito anche da un certo Leandro. Ora, io, attenzione, io devo dei soldi a Orgone, perché è il mio finanziatore. Lui viene a far visitare la figlia, che ha sovente delle crisi isteriche. Poi quando vedete l'attrice capirete che non è solo il personaggio, ma anche la persona. Lei, in realtà, è innamorata di Leandro, che è odiatissimo da Orgone, perché Orgone pensa che sia... che tutti i neri siano neri comunisti, gay e sieropositivi e a volte anche interisti. Quindi cosa succede? Succede che io devo da un lato tenere a bada Leandro, che vuole assolutamente Lucinda, e siccome è un po' più grosso di me e capita a me di trovare personalmente qualcuno più grosso di me, cerca di mettermi in soggezione, di mettermi in paura. Mentre invece Orgone dice: tu mi devi curare la figlia e mi devi mandare via Leandro, se no io ti frego. Ma a questo punto io faccio capire, siccome Orgone è un tipo suggestionabile, che Orgone è malato. Non solo prendo tempo, non solo gli faccio un clistere, come avete visto nella puntata, in finale della puntata precedente, che era realistico come tante cose che succedono in questo spettacolo. Mi sono dimenticato la trama. Ma non è che mi sono dimenticato... Ah, non ho il microfono. Ah, sì, ce l'ho. Non è che mi sono dimenticato la trama, è che se vi racconto è quello che succede dopo, la trama finisce lì, in quel punto dove io me la sono dimenticata, perché sennò
voglio dire, se vi racconto anche quello che succede dopo è quello che dovete vedere fra un po'. E allora io adesso cosa sto a dirvi, tutto quello, allora che cosa ho fatto per tutto sto lavoro, cosa sono venuto qui, ma allora inizia il secondo tempo. Sai, io non ci avevo mai pensato a diventare medico, io non ho mai preteso di essere così istruito. Ho studiato da perito chimico e i miei studi si sono fermati lì, ma quando ho capito che per essere qualcosa in questo paese, che so io, architetto, avvocato, imprenditore, presidente del... bastava autonominarsi tale, tutti ti credevano, allora ho deciso, faccio il medico. Beh, non ho fatto in tempo a dirlo, credimi che tutti mi hanno pensato che fossi un esperto. Ho messo su questa baracca e ogni sera vengono 7, 800, 2000 persone, pagano il ticket. Io credo che andando avanti di questo passo farò il medico per tutta la vita. L'attore, Molière mi ha ispirato. Molière dice sui medici, leggi, ti interessa per la tua carriera. Trovo per il medico che non c'è mestiere più bello. Sia che si faccia bene o si faccia male, si è sempre pagati. Uno, se le cose vanno male, chi ci va di mezzo non siamo noi. E il materiale su cui lavoriamo si presta a tutti i capricci. Per dire, un calzolaio quando fa un paio di scarpe, se sciupa un pezzetto di cuoio, beh, la sua tasca ne risente. Ma se un medico, per sbaglio, sciupa un uomo, non ci rimette neanche un euro. Cerchi di capire? Cerchi di capire? Gli sbagli non sono mai nostri e il torto è sempre di chi muore. Il bello, insomma, di questa professione è che tra i morti c'è un'urbanità, una discrezione straordinaria. Non se n'è mai visto uno lamentarsi del proprio dottore. Bisogna riconoscerlo. I morti sono delle gran brave persone. Hai passato il corso. Il primo livello del corso. E adesso vieni con me, alzati, aiutami a schiudere il sipario, esibisciti davanti al pubblico e fatti applaudire davanti ai pazienti con la divisa del secondo livello. Abbassate i primi esami. Oh. Ah, io sono ti vedo un po' preoccupato. Hai l'altezza giusta sia per far l'attore che per fare il medico, te lo dico io. Ma siediti lì, non ti devi preoccupare, non ti arresteranno mai e poi mai. Tu vivi in un paese particolare. Fatemi la polca di Eminem. Sì. Anche Eminem, ciula. 600 polacco, vero? Questo è 600 polacco, lei è polacca, può dirlo, eh? Tak, to bardzo sławna piosenka popularna polska, a tekst mówi mniej więcej tak. U Wojtusia w pokoiku iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Żyła sobie raz królewna, pokochała grajka, król wystał im wesele, cyk, skończona bajka. Comunque la ciulata Eminem. Allora, ascoltami, non ti devi preoccupare, non ti arresteranno mai. Questo è un paese che crede ancora ai miracoli. Per dire, l'anno scorso a Sesto San Giovanni, vicino Milano, per dire, un carro funebre ha investito durante un funerale un ciclista. Non l'ha ammazzato, l'ha ferito. Quelli del carro funebre sono scesi e hanno caricato il ciclista sul carro funebre e sono partiti a clacson spiegato col fazzoletto bianco fuori. Questo non è il miracolo. Il miracolo è che tutti i parenti del morto correvano dietro al carro gridando: forse c'è ancora speranza! I'm sorry, mommy! I'm sorry, mommy! This is Italy! È un paese dove c'è un presidente del... che è molto più bravo di me. Non come medico, come comico, dico, eh? Come comico. Ma è molto più... Ma io... Ma scusatemi. Secondo voi, perché incomincio a fare il medico? Perché ho capito che c'è uno che fa il mestiere del comico meglio di me, ma è un comico enorme, è migliorato anche nei costumi. Al matrimonio di Aznar, hai visto? Aveva il costume di Totò con le due frange, toccava tutti, ma lo conoscono dappertutto, anche in Polonia. È andato, dopo che ha fatto quel pezzo di cabaret al convegno della FAO sulla fame nel mondo, e ha chiuso il suo intervento, è testuale, è roba sua, e non gli do neanche mezzo euro di SIAE, e ha detto, chiudendo il discorso, visto che io faccio il medico,
ha chiuso il discorso alla FAO dicendo: bene, il mio intervento è finito, andiamo a mangiare, buon appetito. Ma lui, per sto vizio che ha, anch'io, è andato 2 anni fa a un convegno di partigiani, il 25 aprile. È andato, si è presentato e ha detto, sto vizio che ha, compagni, no, non ha detto compagni, ha detto soci del club dei partigiani. Anch'io mi ricordo quando mio papà ritornò partigiano reduce dalla Svizzera. Come posso io dire una battuta superiore a questa? Ma questa raggiunge livelli metafisici. E io me ne intendo di metafisica. Sono nato metafisico, quindi so quel che dico. I'm sorry, mommy. I'm sorry, mommy. I'm sorry. Ma è un paese pazzesco, è un paese dove, per dire, puoi invertire la sintassi, la logica, il buon senso, come ha detto recentemente, per dire, il sindaco di Milano, il DJ Albertino. Non è l'aria di Milano che è inquinata, sono gli alberi del Parco Lambro che da 50 anni non fanno un cazzo. I'm sorry, mommy. Se entra in vigore la logica di suo cognato, Previto II, cognato, dove non sei tu che devi convincere i giudici, ma i giudici che devono convincere te, tu domani investi uno sulle strisce telefonando col cellulino sulla Mercedes, scendi e dici: cazzo, ma non hai visto che stavo telefonando? Stai scherzando? Questo è un paese dove esistono i trucchi, i miracoli, dove si inventa un nuovo milione di posti di lavoro. Ma come, signori? Ma semplice, licenziando 1 milione di vecchi lavoratori. I'm sorry, mami. È un paese dove non ti arresteranno mai, perché in questo paese, l'ho detto tante volte, ma credo di doverlo continuare a ripetere, è un paese dove lo Stato c'è, esiste, e si è insinuato come un cancro nella mafia. I'm sorry, mami. Sei più tranquillo ora, eh? Non ti arresteranno mai e poi mai. Ora, cerca di capire. Ora devi entrare nella dimensione del ciarlatano. Sei un medico. Quando visiti uno di basso rango, devi scendere al suo livello. Aiutami a schiudersi i pari. Aiutami. Per dire, arriva un contadino pugliese, scendi al suo livello, per dire, fammi il contadino pugliese. Sì, sì. Allora io lo visito, guarda come mi atteggio, eh. Sì. Allora, dottore, mia moglie si sente male. Ah, mia moglie c'ha una pancia ci batte. Appunto, ha la pancia tanto abbottata. La pancia abbottata. È piena di serio. Ripeti sempre quello che lui dice, capito? È piena di serio, di serio. Fegato. Che si chiamato? E sto canto esce, dottore. Il fegato è pieno di serio. Serio. Il fegato serio, serioso. Fegato serio. Pieno di liquido, di serio. Liquido serio. E c'ha le gambe. C'ha le gambe. Quante? C'ha le gambe. Sì, due. C'ha le vene spiritose. C'ha le vene spiritose, il fegato serio. Sì, pieno di serio. È la sindrome del Moulin Rouge, Madonna mia, dottore. La sindrome, e poi c'è questa febbre, febbre altissima. Ma che tipo di febbre ti ha? Tu, la moglie era tua. Che tipo di febbre ti ha? La febbre quotidiana. Quotidiana. E che febbre è la febbre quotidiana? Un giorno sì e un giorno no, la febbre quotidiana. Quotidianamente c'è la febbre alternativa. E poi c'è sta tosse. Sì. Che gli è venuto un gollazzo. Un gollazzo. Gli è venuto un gollazzo. Capisci? La moglie era sua. Gli è venuto un gollazzo. Un gol, tanto grosso il collo proprio. Il collazzo, così, dottore. Comunque, tu ti adegui, hai capito? Ti adegui. Ma se visiti una della classe borghese come Ergone, devi alzarti di livello. Fategli una musica blues. Ecco. Tu stai degenerando, ogni momento è peggio. Vabbè, cosa c'è? Queste sono le analisi del signor Ergone. Sì. Vabbè, poi te le faccio anche a te. Allora, entri Ergone. Visto che siamo nell'era della sanità privata,
i pazienti in ambulatorio applaudono l'entrata di Orgone. Come in uno show, libero Stato, in libero show, in libera sanità, Orgone. Ma devo cantare, no? Con la divisa dell'ambulatorio, bravo, hospital day. Ma hanno ciulato i pantaloni, non per altro. Normale. Allora, incomincia a seguirmi, comincia a seguirmi. Loro si fidano di noi, abbiamo potere. E allora divertiti. Come sta il mio paziente? Bene, bene. Bene, bene. E come fa a saperlo che il medico sono io? Perché sto male? Lei sta benissimo. Lei sta come una trota in mezzo al mare. Ah. E perché ridono, scusi? Perché le trote stanno in mezzo ai fiumi. A parte in certi paesi, in Italia che c'è l'alluvione, in mezzo ai viali. Ma per il resto, stanno in mezzo ai fiumi. È contento? Così sta più largo, capito? Sguazza, sguazza nel mare. Beh, allora è più comodo. Allora, va tutto bene? Benissimo. Non abbiamo più i disturbi di prima? Assolutamente primordiali, no. No, non abbiamo più i disturbi visivi? No, niente. È importante, sì. Non ha cali di vista, no, cali di luce, soprattutto cali di luce. No. La caterrata, se fossero cali di luce. Non ha soprattutto bui, perché io mi preoccupo quando un paziente dice no, bui mai. Allora, se i bui non ci sono mai, noi aiuto! Siamo tranquilli e lavoriamo su che cosa c'è. Ma ci stai... Lei è suggestionabile. No, io dico il buio, ho visto il buio. Allora le dico: c'è un canguro! Aiuto! Ma può essere c'è un canguro qui, ma per dirci. Ma... c'è Bin Laden, è entrato Bin Laden. No, chiede... Bin Laden non ci credo. No, è entrato lì. E ha preso una pericolo, chiede un Manhattan. E allora? Allora, non c'è. Allora, ops. Tutte le cose che le chiedo, lei, cosa c'è? C'è un, ho visto un coniglio. Un coniglio. Che non si è neanche chiuso bene la lampo dietro qua del costume. Certo. Si chiama Alvin, va bene. Allora, non preoccupiamoci, ho qui le sue analisi. Pure, visto che sei alto. Sono bellissime, ce le ho qui, sono belle, belle. Cioè, uno le vede e dice, ma cazzo che belle. Sono belle o no? Belle? Allora, qui abbiamo i valori di riferimento, 20-80. Lei ha? 80.000. E quindi ho vinto un premio, ho vinto qualcosa. No. No, no, non proprio, sono cellule. È positivo? Sì, sono in più. Sono cellule vive. Non morte, che sarebbe peggio, perché si vedono, la forfora, sono cellule schifo, morte. Invece lei ce le ha vive. Sì. Impara a dire le cose in termini tecnici che non capiscono subito, capisci? Lei ha un neoplasma. Cioè? Una novità nella sua vita. Una piccola novità. Ma è grave? No. Vuol chiedere l'aiuto del pubblico? Sì, posso? Stiamo entrando nella sanità privata, dentro il libero Stato e il libero show. Quindi, vuole giocare ora al jolly? Sì. Allora, lo chiedo al pubblico. Secondo voi è grave? Come sì? Ah, sì, no. Ma sempre detto no, oggi no, sì. No, no. Come no, sì? Non è grave. No, non è grave. Lei sa quanto tempo... Posso fare una telefonata a casa che c'è mio cugino siamo, che... Non siamo ancora a questo livello. Ah. Lei sa quanto ha da vivere? 10. 10. Ma 10 cose? 10 anni, 10 mesi, 10 giorni? 9, 8, 7. C'è anche la barzelletta dentro la nuova sanità. Non è un problema, non si deve preoccupare. C'è da fare una piccola operazione chirurgica. Come un'operazione? Operazione chirurgica è un brutto termine in quest'epoca. In un'epoca in cui si usa la parola pace per fare la guerra, io chiamerei operazione chirurgica, la chiamerei intervento di salute infinita. Che suona meglio, cioè, ma suona molto meglio, possiamo farla quando abbiamo tempo. Sì. Per dire, il 31 dicembre del 2003, lei è libero? Vabbè, l'ultimo dell'anno, scusi. No, il compleanno di mia figlia non posso. Il 2 novembre? Fra tutte le date, il 2 novembre non è proprio... Sì, in effetti, uno dice che 25 bello. Maggio, no, una convention, pugno chiuso. Domattina alle 8? Domattina alle 8? Ma mi dice che si può fare con calma quando si vuole, col tempo, domattina? Ma è l'unico momento che ho libero! Ma non si deve preoccupare, siamo a Milano, Teatro Smeraldo, Teatro Pulito. Io vengo qui domattina, l'apro, apro una brutta parola, la schiudo,
la schiudo, allora faccio uscire tutti quelle cose, cioè, fuori ragazzi, fuori, di qui, lei ce le ha tutte qui, 80.000, dove dovrebbero stare in 20, ha capito, è un rave, un party. Allora, fuori ragazzi, balliamo fuori. Io sono tutte strafate, sono accoppiato. E sto, ragazze, fuori. Quanto sono tutte fuori? La cistifeglia, fuori, recoba, all'incrocio, capito? Tranquillo. È tranquillo? Insomma. Il costo d'operazione sono 120.000 euro. E la Peppa, 120.000. E la Peppa è alla Maria, e la Pinta, e tutte le tre navi. Mi si renda conto? È un euro e mezzo a cellula, su 80.000. Anche fortunato. È bello. Con la lira mi andava meglio, così, certo, come però è successo oggi. Quindi, allora, lei non si deve preoccupare, la opera domattina. Io gliene dovevo 60.000, ora lei ne deve 60.000 a me. Non c'è problema. Quando un medico e un bancario dice non c'è problema, c'è problema. Lo vedo un po' agitato. Dagli quella cosa illegale dentro il mio unguento. No, poverino. Senti, lo fa la Bayer, lo fa la Nestlé, non posso farlo io! Ma per l'amor di Dio, Cribbio, mettilo! Orgone, malato e preoccupato. Sua figlia Lucinda persa per il teatro e per Leandro. Finale tragico con lieto fine in pantomima francese alla maniera di Versailles. Sveglia! Svegliati! Non ho gli occhiali, quindi non vedo una mezza. Svegliati! Che maschera c'hai? Svegliati! Io non ho mai votato questo governo qui, guerrafondaio, che era contro la sua persona, perché... Ah, mi scusi. È un finale teatrale, tutto finto, Orgone, su. Mi scusi. Su, veloce. Cos'è quella roba lì? No, niente, un mio gattino piccolino che ho trovato. Su, in piedi. Su, si alzi. Non c'ho gli occhiali. Si alzi. È un finale teatrale. Ora,
posso comunicare? Volevo dire, mi è venuto in mente. Dica. Come faranno a vivere loro due senza soldi? Ma è arrivata Aurora, per lui, una lettera dall'Uzbekistan. La legga, vici. La legga, vici, sì. Leggila, cazzo. Con la presente. Io, principe dell'Uzbekistan, che sono morto da 20 minuti, dichiaro che il destinatario di questa lettera è appena diventato mio erede universale. E deve immediatamente tornare in Uzbekistan per essere incoronato nuovo principe. Firmato lo zio principe. Amore, siamo diventati ricchissimi. Che colpo di culo. Ma questo cambia tutto. Lo Zulu mi è diventato miliardario, quindi, scusi. No, è un finale teatrale, finto. Io non sapevo ancora come applicare l'articolo 18. Quindi gli ho mandato sta cazzo di lettera, così va fuori, capito? È finto, è tutto finto. Lui diventerà principe dell'Uzbekistan, ma non è vero. Lei diventerà attrice, ma non è vero, assolutamente. Minchia, un colpo ne ho fatti fuori due. È una pistola che ha sparato a Genova, traiettorie stranissime, ti scuro. Va. È iperbolica, capito? Sì. No, è un finale, ma lei tienila, mettila via, non usarla. O se non vuoi usarla su te stessa, che sarebbe un buon motivo. Capisci? È tutto finto. Anche. Tutto. Lei verrà operato domani, è vero? Quello sì, quello è vero, ma soprattutto è vero, alzati ragazzo, che un signore oggi qui, in questo ambulatorio, ha terminato il suo corso. Io sono lieto di consegnare a questo uomo il diploma di dottor Sganarelli. Hai terminato il corso, te lo consegno davanti a tutti con un applauso dovuto perché ha finito il corso. No! sono dissidenti e... questo è il diploma. Ti ho detto quanto costava il corso? Quanto costava? No. Sono 62.500 euro, capito? Va bene? Va bene. Che bel paese è questo. Accettano subito. Ecco lo sconto. No, no, allora facciamo 62.000, basta. Fai un assegno, fallo veloce perché questi sono tempi teatrali, ma l'assegno è una cosa importante. Anche con la sbarretta, la gondola, e poi intestato Paolo Rossi. C'è un problema con le cooperative pazzesco. Allora, intanto li prendo io, così li fatturo in quest'anno e poi ve li do a voi a rate nel prossimo anno, va bene? Così, firma il tuo nome, col tuo nome, come ti chiami? Franco Porcelli. Allora, questo è Franco Porcelli. Benissimo. Allora, prendo tutto il libretto, che se l'hai sbagliato, poi lo ricorreggiamo. Da questo momento in poi, tu sei il dottor Sganarelli. Chiunque ti chieda chi sei, ti do il diploma, tu rispondi? Dottor Sganarelli. Chiunque. Sai chi sei tu? Dottor Sganarelli. Glielo chieda, signora. Chi è lei? Sganarelli. Chiedeteglielo tutti. Chi è? Sei. Io sono dottor Sganarelli. Sì, un attimo, un po' più forza. Chi sono io? Io sono dottor Sganarelli. Chiunque te lo chieda, in qualsiasi momento della tua vita, tu rispondi con orgoglio e dignità. Chi è il dottor Sganarelli? Io sono dottor Sganarelli. Collega, porta la testa. Giovanotto, porta avanti. Signori, il teatrino è finito. Porta avanti. Cos'è chiaro? Uè, Ronaldo, guarda che c'è la camionetta fuori, eh! C'è la zuppina qui, eh! Oh, che chiacchiere, abbiamo fatto il D'Artagnan stasera qua? No, andiamo dentro, va! Collega, c'era quello corto a corto, dove sta? Ce n'era. Giovanotto? Oh, che chiacchiere, forza avanti, andiamo dentro, il teatrino è finito. Scusi, io sono uno del pubblico, sono qui con mia moglie. Sono qui con mia moglie e mio cognato. Giovanotto, poche chiacchiere, piacere, forza avanti, andremo dentro. È molto buffo. Io sono uno del pubblico. Anzi, mi dispiace questi spettacoli che ti tirano su. Lei è uno del pubblico vestito di questa maniera?
con le scarpette col tacco, la sciarpa frufru e il cappotto della crescita. Giovanotto, mi piace. Diciamo che appendo troppo. No, io cognato suggerisce stravagante perché è polemico. Io sono uno stilista di moda milanese e questo è il prêt-à-porter. Che cos'è questo qua? È il prêt-à-porter. Ma diglielo, amore, cos'è? Signor... Questo è il prêt-à-porter o porter, secondo se signora, plurale... Cerchiamo di capire una cosa, poiché sì. Chiacchiera, questo qui è veramente suo marito? Ma e certo. Lo manda vestito in questa maniera? Mi piace così? Così. Allora. Qui non mi state convincendo proprio, poiché Chiacchiera, piace Giovanni. Questo qui è uno del pubblico? Sì! Guardi, siamo tutti una bella gente che abbiamo qua. Il mio cognato qui dal pullman è... Siamo venuti, ci sono... Non ho capito, no, Giovanotto, poiché che sei? Voi siete venuti col pullman che è parcheggiato qui fuori? No. Cosa rispondete voi? No. Non ho loro sono venuti a piedi perché hanno avuto un problema con la fabbrica. Bravo. Potrebbero fare il pullman. Mio cognato, che è uno proprio, è venuto qui col pulmino. Dove l'ha parcheggiato nel pulmino, Giovanotto? Dietro al ristorante. Lei ha fatto un parcheggio che è criminale. Giovanotto, per piacere, forza avanti e andiamo in piedi. Che chi è? Giovanotto. Cioè, deve pagare uno per tutti. Giovanotto, dai, facciamo con lo spiritoso. È la vecchia regola, colpirne uno per educarne 100. Una volta l'applicavamo noi, adesso l'applicano Giovanotto, loro. Giovanotto, insieme a me, un attimo, ci vogliamo fare un discorso. Sì. Signori, il teatrino è finito, forza avanti, tutti in piedi, andiamo in casa. Scusi, mi porta via il cognato. Giovanotto, qui sto lavorando, e poche chiacchiere, mi sembra venga la legge. Sì, no, ma a me di mio cognato, guardi... No. Signori, il teatrino è finito, forza avanti, tutti in piedi. Sì. Vabbè, state per saluto, basta che ve ne andate però, eh! Non ci stiamo capendo proprio, Giovanotto! Cosa dici? Cosa ti dici? Giovanotto! Non capisci un cazzo! Ti sta restando, allora, tesoro! Quelli, non capisci un cazzo! Signori, noi ce ne stiamo andando, ma tempo 2 minuti e ritorniamo. Io con qui presente signore. Se ne trova ancora qui qualcuno? No. Il caserma me lo porto. Giovanotta, lei la tengo segnalata. Sì. La prossima volta che la vedo vestita in questa maniera, la buon costume le mando. Giovanotta, il presente mi piace. Ma che chi è? Allora andiamo qua, il teatrino è finito, da questa parte. Giovanotta, che chi è? Non sono elegante io, sarà elegante lui con la riga rossa allo chassis. Chiudo in fretta, abbiamo 2 minuti di tempo per chiudere. Chiudo con un brano di Molière che è molto importante per quello che funziona oggi nel nostro paese. Sull'ipocrisia, badate bene cosa dice Molière. Quanto tempo ho? 2 minuti? Faccio veloce. Dammi un ritmo forte. L'ipocrisia, beh, è una questione di moda. Chi si vergogna più oggi in questo paese di essere ipocrita? L'ipocrisia è un vizio di moda, ma quando un vizio diventa una moda, beh, non è più un vizio, è una virtù. La professione dell'ipocrita oggi, credetemi signori, ha su tutte le altre un vantaggio inestimabile. È un'arte la cui falsità viene comunque rispettata. Anche se l'impostura è palese, non si osa dire niente contro l'ipocrisia. Tutti gli altri vizi dell'uomo sono censurabili, esposti al giudizio, chiunque può attaccarli alzando liberamente di voce. Può alzarla, può tirare quel che vuole, ma l'ipocrisia? No, l'ipocrisia è un vizio privilegiato, cui basta un cenno per tappare la bocca di tutti. E che gode di una beata, assoluta impunibilità. Ed è così, signori, che a furia di malafede in questo paese si creano gruppi ristretti di associati a una stessa mafia. Ne tocchi uno, ma ti vengono addosso tutti gli altri. E quelli tra loro che sono sinceri, quelli che ciascuno riconosce per persone di buona fede, oh bene, questi sappilo, sono sempre le vittime degli altri. Gente che inciampa candidamente nella trappola dei simulatori e scimmiotta che imita la loro onestà.
Quanti credete che potrei indicarvene che sotto questo stratagemma si sono rifatti la faccia dopo i loro trascorsi giovanili sotto la comoda pelliccia della politica? Hai voglia tu a conoscere le loro intrighe, a leggere dei loro scandali, conoscere, intuire le loro trame? Beh, smettono forse per questo di godere di credito presso chiunque? No, un inchino, un sorriso, una bella battuta, un baciamano, e riacquistano e riaggiustano davanti al mondo tutti gli strappi che potevano aver fatto. E allora signori, è sotto questo tetto che io andrò a riparare i miei affari. Io, dottor Sgarrarelli, andrò lì. Poi, se verrò smascherato, ma assisterò senza muovere un dito alla difesa dei miei interessi. Ma da parte di chi? Da parte di quelli del mio gruppo. Poi se arriva uno e rompe i coglioni e mi dice: uè, Nini, non è tuo! E io dirò: dobro, prescimba. Prescimba, dobro, prescimba. Prescimba, dobro, prescimba. Non è tuo! Non è tuo. Troppo tardi, è tutto mio, è mio, è mio, 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 mio. Loris ha le luci, il magherone alla fonica, Carlo, Giuseppe, Maria, Gavardini.